non ci viene raccontato tanto di questo personaggio, non ci viene raccontato in che modo onorò, servì il Signore e quali grandi testimonianze rese nella sua generazione, nel suo tempo, se fu un grande predicatore, un grande oratore. E non sappiamo tanto, però credo che il verso 24 ci dia idee ben chiare su quale fu la vita, la testimonianza di Enoch nella sua generazione. Credo che basterebbe solo questo: Enoch camminò con Dio. Non lo so in che punto della tua vita ti trovi, ma se vuoi intraprendere questo cammino con Dio, e per noi credenti, se vogliamo continuare a camminare con Dio fedelmente, è necessario continuare ad avere fede. È solo per fede che Enoch poté avvicinarsi al Dio invisibile, è solo per fede che poté realizzare la sua presenza, è solo per fede che poté camminare con lui per ben 300 anni, è solo per fede Enoch realizzò il grande progetto di Dio che Dio aveva riservato per la sua vita. Lo prese, lo portò via, scomparve Enoch. Per fede Enoch camminò con Dio. Non furono le circostanze, non furono le situazioni. Credo che passò momenti belli, momenti di gioia, ma anche momenti tremendi. Affrontò anche lui le sue sfide nel suo tempo. Sicuramente fu anche così osteggiato per la sua fedeltà a Dio, per la sua fede in Dio, ma lui imperterrito continuò a camminare con Dio per fede. Vogliamo avere questa testimonianza? La vogliamo lasciare in questa società, in questa generazione? Vogliamo essere la vera luce che risplende in un mondo di tenebre? Vogliamo continuare ad essere il sale della terra? Dobbiamo continuare a camminare con Dio.